Un torneo per mini calciatori che ogni anno devolve le quote di iscrizione in beneficenza che per questa quinta edizione saranno destinate alla Fondazione Pupi, la Onlus, creata nel 2001 dal campione argentino dell'Inter Javier Zanetti e da sua moglie Paola, con l'obiettivo di operare nel settore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in modo da generare un modello di intervento in grado di promuovere la crescita dei settori sociali più vulnerabili. La presentazione ufficiale a Milano. fundamental según me, para la crecita de de ogni bambino. Eh, yo lo puedo decir porque cuando era bambino soñaba con diventare un calciatore professionale y debo decir que en mi mio quartiere, giocando con i miei amici, ho imparato tantissimi valori que me ayudan tuttora a continuare Questa crescita come persona, però, credo che sia, sia fondamentale. La manifestazione, riservata appunto ai baby calciatori della categoria Pulcini, si appresta a fare un nuovo salto di qualità. Allargherà ulteriormente i propri orizzonti con le nuove fasi regionali sul territorio italiano, arrivando in Inghilterra, ma proseguendo nella propria opera di promozione dei veri valori dello sport e con l'impegno in favore della solidarietà, uno dei principi cardine dell'evento. I bambini partecipanti saranno davvero tantissimi. Sono tanti. Le società saranno quest'anno 250 circa, i bambini saranno circa 4.000 e fate voi un po' tutti i calcoli. Quindi noi avremo come sempre grande cura a tutelare, a tutelare anzitutto i bambini. L'abbiamo detto anche nella conferenza stampa di presentazione del Pulcino 2019 con Javier Zanetti. Eh, noi abbiamo al centro il nostro focus, sono i sogni dei bambini. Il Pulcino d'Oro... Punterà ancora una volta a soddisfare questo grande sogno del bambino di fare sport, di fare calcio nel nostro caso. Zanetti, che di calcio se ne intende, ha un messaggio, anzi due. Il primo è per gli allenatori, mentre il secondo lo dedica ai bambini. Gli allenatori, sicuramente, devono fare questo con tanta passione, con tantissima responsabilità, professionalità, però, soprattutto, che siano in grado di poter trasmettere a questi bambini. Tutti questi valori che, se, che parlavamo prima. E ai bambini quello che è detto, Non smettere mai di sognare. I bambini a queste qua devono sempre sognare, e sicuramente, se si propongono qualcosa eh, attraverso il sacrificio, arriveranno ad avere tutto quello che vogliono.